Se vuoi prosperare, se vuoi stare bene, se vuoi il benessere fisico, il benessere mentale e il benessere spirituale, riconosci le tue risorse, usale bene e prova gratitudine per questo. Perché il punto di partenza sei tu. Tu sei al centro dell'universo. Indipendentemente da quello che pensano gli astronomi, nel tuo mondo, nella tua scala di valori, tra gli amici che sono per te punti di riferimento, tu sei il centro. Quando tu vai al colloquio di lavoro, sei tu il centro di quel colloquio. Quando vivi nella tua famiglia, la posizione che occupi nella tua famiglia è al centro di un universo di affetti. Quindi capisci che hai delle risorse, hai del potere e hai la possibilità di agire. Per tutto questo, per il fatto di essere al centro del tuo universo e di poter utilizzare delle risorse, prova gratitudine. Quando provi gratitudine, ti senti ricco, in tutti i sensi. Quindi il benessere che vuoi realizzare sul piano materiale, mentale e spirituale, parte da te. Ma quando tu capisci che sei tu il centro dell'universo e che sei tu che puoi amministrare i tuoi pensieri, le tue parole e le tue azioni, capisci che hai moltissimo potere. E quando capisci questo, provi gratitudine. L'ingratitudine, il risentimento, la rabbia, sono delle persone che non sanno collocarsi al centro della propria vita e che pensano di essere sfortunate perché quello là le penalizza o perché quell'altro ha fatto un torto. Non è così. Nessuno può entrare nell'universo di un'altra persona. Il tuo punto di vista è al centro della tua vita. Quando lo riconosci, quando capisci che puoi amministrare i tuoi pensieri, allora riconosci che hai un enorme potere. E quando sai di avere questo enorme potere, provi gratitudine nei confronti della vita e ti senti davvero bene.